Rani, un ritorno a Campobasso in occasione del raduno della Juniores, quest'oggi ricalchi il campo del nuovo Romagnoli che ti ha visto protagonista negli anni particolari, 97-98, un campionato di Serie D memorabile. Sì, sicuramente ritornare dopo 21 anni su questo campo qua che diciamo che mi ha rilanciato. È stata la mia fortuna di iniziare dopo l'esperienza di Avellino di mettermi in mostra poi la carriera che ho fatto. Ricordiamolo ai tifosi quell'anno, che tantissimi si ricorderanno, magari più giovani, però ecco, serve rispolverare un po' la memoria. Fu l'anno in cui il Campobasso fece 80 punti o poco più addirittura e si classificò però secondo dietro Giuliano. Sì, sicuramente penso che ancora oggi 80 punti nessuno l'ha fatto ancora. È stato un peccato perché poi quell'anno l'abbiamo vinto anche la Coppa Italia nazionale. Poi in quella squadra là c'erano veramente calciatori molto importanti, come Massimo Barometro, Pietro Maillard, Vincenzo Moretti, Walter Piccioni, Nando Gifuni, il sottoscritto, Setti, Mezzacà, comunque era una squadra che giovanizzillo. A Giorgio Lunetti, a Ugo Ammanetti, comunque è stato un peccato perché comunque poi ci sono state sette cose sotto che poi è lungo a spiegarci. Che cosa ti porti dietro di quell'esperienza? Ah, sicuramente nel mio bagaglio calcistico la prima cosa mi porto il Campobasso, che poi la verità è che è stato il Campobasso proprio all'Anciano, perché quell'anno la giocavo all'Inter 78. Io ero 78 e feci 34 partite alla grande, grazie anche a tutti i ragazzi del gruppo. Come hai avuto un'esperienza che ti ha portato anche a calcare campi di Serie B, di Serie A, insomma, tanto calcio e cosa c'è nel futuro di Camorani? Adesso mi sto divertendo ancora, poi c'è questa scuola calcio Sporting Multi Camorani, una scuola calcio che è nata. Quest'anno abbiamo fatto una fusione, però la mia scuola calcio è nata già 4 anni fa. Metto la mia esperienza, adesso anche parlando con Massimo, i ragazzi adesso è un po' molto difficile allora quando giocavamo noi. Adesso c'è molta tecnologia, come diciamo, gli istruttori, gli allenatori, come vogliamo chiamare, il loro pensiero. Non devono pensare se il figlio gioca, gioca di meno. L'importante è che il ragazzo a fine allenamento è contento, perché poi alla fine chi ce l'ha, ce l'ha. Non è detto che se viene alla scuola calcio di Camorani il ragazzo farà la carriera di Camorani. Il ragazzo è importante che viene educato e imparare l'ABC del calcio, che adesso in qualsiasi scuola calcio mi viene molto difficile. Con l'ultimo saluto da Alfonso Camorani, tifosi del Campobasso. Io spero al più presto che il Campobasso ritorni nel calcio professionistico, che è una piazza che lo merita al 100%. Perfetto.